Salve popolo di GS Radio, GS Television, benvenuti a una nuova puntata di The Wrestling Corner View. Come sempre qui a farvi compagnia il sottoscritto Daniele Antonio Battaglia alias Rugantino e la bellissima Miss Alexis. Ciao, eccoci. Allora Alexis, questa sera abbiamo un ospite a farci compagnia. Esatto. Bando alle ciance, non perdiamo tempo, lo presentiamo subito, direttamente dall'Academy della Real Italian Wrestling, Mirko The Kid. The Kid. Eccolo qui, Mirko, ciao! Ecco. Buonasera a tutti! Ciao Mirko! Ecco, Ti abbiamo messo in mezzo come se fossimo mamma e papà. Così. Ti abbiamo messo in mezzo, esatto. Allora, come dicevo in un'altra puntata ad Alexis, tante volte le interviste in alcuni casi sembrano quasi delle interrogazioni scolastiche, quindi Mirko, vuoi cominciare con un argomento a piacere? Hai qualcosa che hai studiato più piacevolmente? Purtroppo non ho potuto studiare. Quindi... Iniziamo, vabbè, facciamo la domanda quella più semplice, però più interessante secondo me. Forza, cosa ti piace di più di queste discipline del wrestling, del pro wrestling? Forza. Beh, credo sia impossibile non restare affascinato da questo fantastico mondo. Ti cattura gli occhi e non ti lascia mai indifferente. È impossibile che qualcuno dica di essere venuto al nostro show e di non essersi divertito. Si unisce la disciplina atletica con l'intrattenimento puro, quindi è un mondo fantastico di cui sono felicissimo di farne parte. 10 e lode per questa risposta. Bravo. Che bella risposta politica, diplomatica. Allora, intanto per chi non lo sapesse, io faccio in questo momento un ulteriore cambio di impaginazione in presa diretta, anche se in realtà la trasmissione è registrata, perché altrimenti Miss Alexis poi viene impallata tutto il tempo dal luogo della compagnia teatrale per cercare di evitare. Vabbè. Mentre io invece mi sono messo un po' più lontano dalla camera e mi impallo. Ottimo. Di meno. Allora, dicevamo, abbiamo con Mirko qui con noi e per chi non lo sapesse, dopo che abbiamo già rotto il ghiaccio con la prima domanda, però un attimino diciamo anche chi è. È uno dei prospetti che arrivano, dei nuovi atleti provenienti dall'Academy della Real Italian Wrestling, come dicevo già all'inizio, è già cominciato a farsi un po' le ossa. Da quanti anni, Mirko, sei in RIV? Di preciso. Questo è il mio terzo anno. Questo quanto è dura diventare un wrestler, ecco. E ancora sto imparando, non sono manco all'1% di quello che potrei esprimere. Ecco, bravo, così mi piaci. Sarà per quante volte ti ho insultato, anzi ti abbiamo insultato, vabbè, a parte gli scherzi. No, più che altro perché è giusto che chi magari ci sta guardando per la prima volta, perché può essere, o che comunque non conosca la RIV o la trasmissione, o te, sappia un attimino qualcosa in più. Mirko insieme ad altri atleti come Painkeeper, come Tony Maisano e altri che stanno per nascere, stanno per uscire adesso dal cilindro, però non possiamo fare spoiler, è uno dei portabandiera della nuova generazione di wrestler che stanno andando avanti grazie a Thunderstorm, a Italian Tiger, al Nazareno, con questi ultimi che sono i fondatori tra l'altro della Real Italian Wrestling, di cui tu porti la maglietta. Falla vedere bene la maglietta con orgoglio, ecco. Allora, però mi è piaciuto quello che hai detto, perché in realtà nel wrestling non si smette mai di imparare. Questa è una cosa che molti non pensano di essere già arrivati, invece non si arriva mai, perché qualcuno ha sempre da insegnarti qualcosa, questo sempre. Qui da noi in Sicilia si dice la vecchia aveva 100 anni e ancora doveva imparare, ecco, bisogna tanto metterlo sott'occhio questo proverbio siciliano. Ecco, vorrei far notare che l'ha detto già in italiano, tradotto, perché pensavo che lo stesse dicendo in siciliano e poi lo avrebbe tradotto per il pubblico che ci segue da casa. A prescindere da questo, giustamente Mirko, hai detto che sono adesso 3 anni
che sei in RIV. E quindi la domanda mi viene spontanea, visto che comunque volendo 3 anni è ancora poco oggettivamente, quindi sei ancora fresco, novellino, cosa hai trovato di diverso nel wrestling rispetto a quello che immaginavi prima di entrare a farvi parte? Beh, insieme ai tanti sacrifici fisici che porta il mondo del pro wrestling, non mi aspettavo fosse così monopolizzante. Si vive veramente in funzione di fare il wrestler, dalla dieta ai nostri orari, evitiamo determinate feste, evitiamo determinati divertimenti per essere quanto più professionali possibili. E la cosa veramente monopolizza la vita di un wrestler se la vive in modo serio e se vuole avere i risultati che porta questo mondo, ecco. Quindi è monopolizzante, questo direi. È comunque una bella risposta per chi pensa che il wrestling sia una stupidaggine, perché in realtà c'è una vera preparazione atletica da sportivo, oltre poi a delle lezioni di recitazione, cioè un gran mix. Non è soltanto che sali lì, fai la tua esibizione e basta, c'è tutto un background che è serio comunque dietro. Infatti quello che hai appena detto, Alexis, mi fa pensare a un'intervista che ho fatto a casa di un amico di Pino Fasciano all'ora del wrestling, in cui l'ospite ero io, dove ho avuto la voglia e il piacere anche di sottolineare più volte che non ci si sveglia la mattina e si decide di essere wrestler come nel cosa per fare l'attore, per fare lo speaker radiofonico, cioè chi vuole cominciare a fare wrestling lo deve fare con cognizione di causa, non perché voglio diventare più figo sui social, allora dico che faccio wrestling, faccio 2 allenamenti e poi mi vanto per tutta la vita, perché oggettivamente, Mirko, tu che fino a qualche giorno fa portavi ancora i segni di un allenamento per giunta, manco di in combattimento, lo puoi confermare? Credo che Mirko sia caduto, no? Cioè, no, ecco, ah, ecco, è quello, ecco, ecco, esatto. Sì, no, tranquillo Mirko, no, stavo dicendo, ricollegandomi a quello che ha detto Alexis, che oggettivamente è verissimo, ci vuole la preparazione, sì. Ecco, cioè non ti svegli la mattina e decidi di essere wrestler come non decidi di essere, di fare l'attore, come non decidi di fare il commentatore sportivo la mattina, oppure vai a fare 2 allenamenti di wrestling, poi smetti e ti vanti per tutta la vita sui social che sei un wrestler, ho preso un totale, anche perché il vero wrestling, sottolineavo il fatto che tu puoi testimoniare che gli infortuni ci sono e fino a pochi giorni fa ancora portavi segni di quello che ti è successo, ma nemmeno in un match effettivo, ma di quello che ti è successo in allenamento. Sì, purtroppo, come ci insegna la vita, ci vuole tanto sacrificio per apprendere un'arte. Quella del wrestling è davvero davvero complicata, è una montagna che non si finisce mai di scalarla, richiede tanto, tantissimo tempo per vedere cosa c'è veramente dietro, dalla parte psicologica, alla parte di intrattenimento, alla parte di recitazione, alle mosse, alla sicurezza sul ring, che noi cerchiamo di essere sempre, col termine americano safe, cerchiamo di essere sempre più sicuri possibile, anche se tante volte gli errori capitano, e come dicevi tu, io portavo un bellissimo occhio nero in giro per vantare il mio curriculum da presto. Ecco, infatti poi c'è da dire una cosa, io prima ho detto, no, ho usato il termine novellino nei confronti di Mirko, ma non in modo dispregiativo assolutamente, perché Mirko adesso ha cominciato già da un annetto abbondante ad archiviare un po' di esperienza, di match, di spettacoli, ha cominciato a girare anche all'Italia, e quindi oggettivamente è un po' quel termine usato per sottolineare e per dare manforte a quanto ha detto Mirko prima, che non si smette mai di imparare nel wrestling, e ancora dopo già 3 anni ancora lui stesso si rende conto che si deve impegnare, e ci sono altre cose che devo oggettivamente imparare come gli altri ragazzi dell'Academy, e devo dire che l'impegno ce lo mette sempre, perché
lo seguo sempre, essendo il commentatore, il presentatore ufficiale della Real Italian Wrestling, comunque gli allenamenti dei ragazzi, anche in qualità di istruttore di recitazione, e Mirko comunque insieme a Tony Maisano, Painkeeper ed altri si impegna sempre, quotidianamente va in palestra, si allena e può sottolineare e confermare il fatto che determinate mosse, come diciamo all'inizio di ogni show, è meglio non farle a casa, perché anche se si vuole scherzare con la sorellina, con il cugino, con il papà, con lo zio, però si rischia di farsi realmente male, perché voi appunto vi allenate tanto e certe volte, nonostante le ore di allenamento, capita di arrivare a un infortunio, a una mossa, vuoi per stanchezza, vuoi per quello che sia, fatta male, vero Mirko? Cioè, tutte le mosse sono dure e replicarli, scusami la parola, è già cretini, solo un cretino scherza con le mani, ecco, non... bisogna stare quanto più lontani dal farsi male nella vita normale, tra virgolette, possibile. Lasciate fare a chi sa fare, e anche un wrestler sbaglia, quindi diciamo il ring, certe manovre e il resto, pensiamo a divertirci a guardarlo. Ecco, bravissimo Mirko, questo perché tante volte chi non segue da vicino il wrestling continua a ripetere che il wrestling è finto, che non è vero. Io vi invito a venire a vedere il dietro le quinte alla fine di uno spettacolo da noi per vedere il lazzaretto che c'è tra medici, infermieri che curano chi a destra e chi a sinistra, occhi neri, come si dice, ossa contuse, cioè, diciamo un po' di vedere quel lato che non si vede di solito, no? Esatto. Mostrare un po' la però posso di dire parte. Dalla mia esperienza personale, gli hater sono solamente chi parla per sentito dire, chi viene resta super coinvolto dal wrestling. Io non conosco una persona che è venuta a uno show e ha detto no, non mi piace, è impossibile non venire catturate, lo show è fatto per chi guarda, e questo davvero lascia cioè è una cosa che in Europa si vede poco, uno sport fatto per lo spettatore. Noi facciamo tutto per lo spettatore, e chi viene rimane tanto impressionato positivamente, ecco. E nessuno viene a dirmi, ah, Time, quello sembrava... No, dice, mi sono divertito e non vedo l'ora di rivedervi. Sempre stato così. E questo è oggettivamente l'obiettivo che abbiamo ogni volta che facciamo uno show. Alexis, tu avevi un'altra domanda? Sì, no, ma mi è venuto in mente ora invece, giustamente parlando della spettacolarità del wrestling, dello spettacolo che ogni lottatore, che ogni wrestler offre al pubblico. Ti chiedo quindi a questo punto qual è, anche se comunque a breve carriera magari non hai potuto ancora provare diverse stipulazioni di match, però qual è quello che ti piace di più e qual è quello che ti piacerebbe di più fare per intrattenere il pubblico? Tutto, qualunque tipo puoi scegliere. Sicuramente chi esce dalla scuola messinese viene forgiato sotto le gite del wrestling un po' hardcore, avendo il Nazareno come istruttore, diciamo che l'uso di armi, l'uso del fuoco, o perché no, delle puntine, è quasi all'ordine del giorno durante i nostri spettacoli. Detto questo, se devo guardare un po' la mia infanzia, quando lo guardavo, la stipulazione che mi piaceva di più erano sicuramente i match di coppia, che hanno una narrativa che può davvero coinvolgere. Ultimamente sono stato coinvolto in dei match di coppia proprio con te, Miss Alexis, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un ottimo spettacolo, e chissà che un domani non trovi un compagno fisso e provi anche l'avventura nella categoria tag, ecco, dei match di coppia. Mi vorrebbe davvero piacere. È un aspetto che molti tendono a tenere in secondo piano, per esempio l'essere parte di un tag, vincere un titolo di coppia. Invece secondo me ci sono stati tantissimi tag nella storia che hanno rivoluzionato anche il personaggio, che poi magari è diventato più avanti quando ha deciso di combattere da solo. Vedi Shawn Michaels, per esempio, nome a caso, giusto? The Rockets con Marty Jannetty, che non lo ricorda più nessuno, Marty Jannetty, però faceva coppia con Shawn Michaels all'inizio ed erano una gran bella coppia.
però sai, si usa per, per indicare il secondo, diciamo quello un po' nelle rovine, sei il Martigianetti, magari sì, quando noi un po' meno, però sì, è vero, è vero, è vero, ma un po' ce lo ricordiamo, ecco. Hai ragione. Io invece ti volevo fare un altro tipo di domanda, che ora non sappiamo di preciso quando andrà in onda questa puntata specifica di The Wrestling Corner View, però è una domanda che ho fatto anche ad Alexis nell'intervista che abbiamo dedicato a lei nello specifico, però chiaramente per te la modifico un attimino, visto che avete praticato degli sport diversi nel passato, perché sappiamo che tu sei anche allenatore di calcio nelle giovanili del Messina e squadre del circondariato, diciamo, che vanno in orbita del Messina così. Ecco, avendo avuto modo di praticare entrambi gli sport, quali sono secondo te, se ci sono chiaramente, dei punti di incontro tra calcio e wrestling e cose eventualmente invece proprio totalmente differenti? Beh, guardando il mio percorso, ho trovato in entrambi gli sport quei tratti che mi distinguono, cioè il mio spirito al sacrificio, la mia dedizione al lavoro, tutte queste qualità ho provato prima da giocatore a metterle sul campo, non essendo dotato di un grande talento, il campo verde da gioco. Ho sempre cercato di dare il mio massimo e spingermi oltre. Poi quando ho iniziato a fare l'istruttore di scuola calcio, io sono abilitato dalla FIGC per allenare fino alla categoria esordienti. Anzi, saluto io se qualche ragazzo mi sta guardando, sono tanti e sempre mi fanno i complimenti e si divertono a guardarmi sui social. Io ho sempre provato a portare anche ai ragazzi che alleno queste mie caratteristiche di sacrificio, dedizione, e cercare di essere quanto più professionale possibile. Quando ho il fischietto cerco di essere un allenatore al 100%, quando sono sul ring cerco di essere un wrestler al 100%. Secondo me è questo quello che ti fa svoltare nel tempo, dare sempre il tuo massimo senza risparmiarsi mai, perché se stai facendo una cosa la devi fare al massimo delle tue opportunità. Bravo, bravo Mirko, mi è piaciuta questa risposta. Dai, abbiamo tempo ancora per una domanda, dopodiché ti lasciamo andare, te lo prometto. Allora, ultimamente sei stato coinvolto in un feud con Tony Maisano, perché vi siete giocati l'attribuzione, ecco, del primo titolo Academy della Realità Grand Wrestling. Ecco, com'è stato, se ci sono state differenze per te nel prepararti per i match titolati contro Tony rispetto ai match non titolati? Hai avuto qualche sensazione diversa oppure è stata sempre la stessa cosa? Beh, esordisco dicendo che a me e a Tony ci unisce un rapporto di amore e odio. Siamo probabilmente, senza dubbio, le nuove leve più interessanti di questa generazione di wrestler usciti dalla RIV. Quindi non perdiamo opportunità per sfidarci, per mettere in chiaro chi è il migliore. Penso che quando uscirà l'intervista sarà. Ci saranno stati altri scontri sicuro tra voi, tutto sicuro. Mi auguro di sì, in quanto attualmente è lui il campione Academy. Ma se lui pensa di aver vinto la guerra, beh, è lontanissimo da quella che è la realtà dei fatti. Non mancheremo di sfidarci, probabilmente anche su altri palcoscenici, come ci è successo. Abbiamo portato la nostra sfida anche in altre federazioni, se avete seguito il nostro percorso. E preparare un match per il titolo è tanto, tanto, tanto diverso. Può richiedere mesi di preparazione, mesi di allenamento, mesi di dieta, bisogna essere al massimo per provare a conquistare un alloro, perché conquistare un alloro di una federazione significa rappresentarla. Un campione si porta carico della sigla per cui difende la cintura, quindi beh, è estenuante, ma allo stesso tempo ti dà tante tante gratificazioni. Quindi c'è tanta tanta differenza tra una title shot e un match, okay. Ti mette un po' più di pressione sapere che c'è un anche magari quando esce l'intervista tu non sia campione, chi lo sa?
Infatti, ecco, ha vinto una battaglia, ma non la guerra, il mio caro amico Tony. Ecco, quindi prima di pubblicare questa puntata, manderò questo estratto a Italian Tiger e al Nazareno affinché sappiano che tu vuoi oggettivamente un rematch per il titolo che ha conquistato Tony per la prima volta che è stato messo in palio. E allora io direi che per questa puntata ci siamo arrivati alla conclusione. Abbiamo infastidito abbastanza. Ringrazio chiaramente Mirko per essersi prestato, per averci fatto compagnia oggi. Stavo per dire sera, però oggettivamente quando pubblicheremo la puntata, poi è su YouTube a disposizione, lo potete vedere quando volete il programma. Quindi non so quando accadrà. E poi chiaramente grazie ancora a Miss Alexis per avermi supportato anche oggi in questo nuovo episodio di The Wrestling Corner View. Io vi ricordo in primis i social del signor Mirko The Kid, che è sempre Mirko The Kid, giusto? Sì. Sia su Instagram, sia su Facebook, sia da qualunque altra parte dell'universo. Non hai Twitter, non hai nemmeno Facebook, ok? Quindi con questi qua, anzi questo qua, perché Instagram. Quindi okay. Sopra Instagram, seguite la RIV e restate aggiornati su tutto il wrestling italiano, che è un terreno in fermento e merita davvero la nostra attenzione. Con questo colgo l'opportunità per salutare qualche amico, visto che ci sono. Che faccia. Saluto. Saluto il mio amico Salvatore, che è un wrestler che sta per uscire, quindi tenetelo sott'occhio. Saluto gli amici anche della DSV, il mio amico Jim in particolare. E niente, occhio Tony, che sto venendo a prenderti. Buona serata a tutti. Grazie Mirko. Ciao Mirko, grazie. Io vi ricordo anche i nostri social, dappertutto Just Radio, ci trovate su Facebook, Twitter, Instagram, anche LinkedIn se volete, perché le news di Just vanno anche lì. Poi chiaramente anche Miss Alexis, come Miss Alexis Wrestler su Facebook. Wrestling, perché che ho detto? Wrestler. Ah, wrestler, vero? Scusa, hai ragione. Su Instagram, su Facebook, e poi il sottoscritto invece come Rugantino7, o comunque anche se cercate Daniele Antonio Battaglia mi trovate lo stesso in tutti i social di questo universo, YouTube compreso, oltre a Just Radio che è lì presente, e i nostri siti principali justradio.it, globalshow.net. ancora grazie per averci seguito e un arrivederci alla prossima puntata di The Wrestling Corner View. Ciao alla prossima, ciao.